Mi tuffai di nuovo negli eccessi ed affogai nel vino tutti i ricordi del fatto. Frattanto il gatto lentamente si era ripreso. L'orbita vuota dell'occhio aveva un aspetto pauroso, ma sembrava che egli non sentisse più dolore. Girava come sempre per casa, ma come era facile attendersi, filava via atterrito appena mi avvicinavo. Mi era rimasto abbastanza del mio vecchio cuore da provare un certo dolore per l'evidente antipatia da parte della creatura che una volta mi aveva amato. Questo sentimento si trasformò presto in irritazione ed infine, come un irrevocabile ribaltamento, comparve lo spirito della perversità. Di quello spirito la filosofia non tiene conto, ma io non sono tanto sicuro dell'esistenza dell'anima quanto lo sono del fatto che questa forma di malvagità perversa è uno degli impulsi primordiali del cuore umano, una di quelle inscindibili facoltà primarie o sentimenti che governano il carattere dell'uomo. Chi non si è trovato centinaia di volte a compiere un'azione vile o stupida per nessun'altra ragione di quella che non doveva farlo? Non abbiamo migliori intendimenti, quella che la legge, soltanto perché comprendiamo che di questa si tratta? Questo spirito di perversità causò la mia completa rovina. Fu questa insondabile propensione dell'anima a torturare se stessa, a fare violenza alla propria natura, a compiere il male per il piacere di farlo, che mi spinse a continuare a portare a termine l'offesa che avevo inflitto all'inoffensiva natura bestiola. E una mattina, sangue freddo, feci scorrere un cappio intorno al suo collo e l'impiccai al ramo di un albero. L'impiccai, mentre le lacrime mi cadevano dagli occhi ed il più atroce rimorso tormentava il mio cuore. L'impiccai perché sapevo che mi aveva amato e perché non mi aveva dato alcun motivo di sentirmi offeso. L'impiccai perché sapevo che così facendo commettevo un peccato mortale che avrebbe messo in pericolo la mia anima immortale, così da porla, se ciò fosse possibile, al di fuori persino della portata dell'infinita misericordia del Dio più misericordioso e terribile. Nella notte che seguì al giorno in cui avevo compiuto quella crudele azione, fui svegliato al grido «Al fuoco!». Le cortine del mio letto erano in fiamme, l'intera casa bruciava. Con grande difficoltà mia moglie, una serva ed io riuscimmo a sfuggire all'incendio. La distruzione fu così completa che tutto il patrimonio venne divorato dalle fiamme e da allora mi ritrovai ridotto alla disperazione. Non ho la debolezza di cercare di stabilire un nesso di causa ed effetto tra il disastro e le atrocità commesse, ma sto descrivendo una sequela di fatti e non voglio tralasciare alcun legame tra di loro. Il giorno successivo all'incendio andai a vedere le rovine. Le pareti, con una sola eccezione, erano crollate. L'eccezione era costituita da una parte divisoria posta all'incirca al centro della casa, contro la quale prima dell'incendio era stata appoggiata la testa del mio letto. L'intonaco aveva qui restituito in larga misura all'azione del fuoco un fatto che attribuì alla circostanza che era stato rifatto da poco. Di fronte a questa parete vi era radunata una densa folla e molte persone sembravano stessero esaminando con grande attenzione una particolare zona di essa. Le parole «strano», «singolare» ed altre espressioni simili eccitarono la mia curiosità. Mi avvicinai e vidi come scolpita in bassorilievo sulla parete bianca la figura di un gigantesco gatto. L'immagine era di un'esattezza sorprendente. Attorno al collo dell'animale c'era una corda. Quando vidi la prima volta questa apparizione, non posso classificarla diversamente, la mia meraviglia e il mio terrore furono enormi. Ma successivamente la riflessione mi venne in aiuto e ricordai che il gatto era stato impiccato in un giardino adiacente alla casa. Dopo l'allarme per l'incendio, quel giardino si era immediatamente riempito di folla. Qualcuno doveva aver staccato l'animale dall'albero, averlo lanciato attraverso una finestra aperta dentro la mia camera. Gesto, probabilmente con l'intento di svegliarmi. La caduta delle altre pareti avevano compresso la vittima della mia crudeltà dentro l'intonaco ancora fresco, la cui calce con le fiamme e l'ammoniaca della carcassa aveva poi composto l'immagine come la vedevo. Sebbene io spiegassi così alla ragione, l'evento che ho illustrato non mancò di impressionare profondamente la mia fantasia. Per mesi non riuscii a liberarmi del fantasma del gatto. Durante tale periodo affiorò nel mio animo un mezzo sentimento che sembrava, ma non era rimorso. Arrivai a dolermi a tal punto della perdita dell'animale da mettermi a cercare nei ritrovi malfamati che ora frequentavo abitualmente un'altra bestiola della stessa specie e in qualche modo simile all'aspetto, in grado di prendere il suo posto.